Giovani sì, il progetto della Toscana dedicato all'autonomia delle nuove generazioni si è presentato al Castello di Monterrenti a Siena, all'interno dell'iniziativa Giovani in Terre di Siena, realizzata dalla provincia in collaborazione con la Regione e con l'UPI. All'interno della giornata di lavoro sono stati i ragazzi che hanno beneficiato di uno dei bandi di Giovani Sì a raccontare ai loro coetanei le proprie esperienze, da chi ha ricevuto un finanziamento per affittare una casa a chi ha ottenuto una borsa di studio. Ho fatto un tirocinio formativo di 6 mesi presso l'azienda RCR Cristalleria Italiana. Ho avuto l'opportunità di fare diversi corsi formativi, viaggi all'estero e dopo che è finito il tirocinio mi hanno fatto un contratto di 12 mesi. Senza dimenticare i contributi messi a disposizione da Giovani Sì perché ha svolto un tirocinio in azienda, un aiuto concreto per entrare nel mondo del lavoro. Moltissimi sono stati i giovani che sono venuti da noi, in totale nel 2011, vi do questo dato che mi pare significativo, sono stati attivati 292 tirocini e di questi 192 tirocini 181 sono stati trasformati in rapporto di lavoro, di apprendistato, quindi lo riteniamo un bilancio assolutamente positivo, ma non solo per i numeri, anche perché sia da parte dei ragazzi che stanno facendo e hanno fatto l'esperienza che da parte delle aziende c'è complessivamente un giudizio molto positivo su questa misura. La Regione, tramite il pacchetto di opportunità di Giovani Sì, ha stanziato oltre 334 milioni di euro tra il 2011 e il 2013, risorse che non solo aiutano i giovani toscani a costruirsi un futuro, ma hanno molteplici ricadute positive sul territorio. Sono numerosi i progetti di servizio civile regionale che hanno visto i ragazzi impegnati nei vari settori del sociale, dall'assistenza agli anziani ai progetti per i disabili. I giovani di servizio civile regionale sono impiegati in attività educative, sportive e sociali rivolte alle persone diversamente abili. In particolare la scommessa partita con il progetto regionale è stato l'ampliamento di tutta una serie di percorsi legati all'autonomia personale e agli ambienti di vita delle persone diversamente abili. Grazie al supporto dei volontari e alla presenza dei ragazzi, devo dire che è cambiato il modo stesso di interagire i ragazzi. Poi al di là delle singole attività, quello che cambia e quello che è la valenza in più è proprio l'energia, la ricchezza personale che comunque i giovani portano all'interno del servizio.